Bentornati in studio, noi riprendiamo il nostro percorso del mattino con il primo dibattito in scaletta per oggi verso le regionali a confronto da Lecce, Massimo Como, assessore provinciale all'edilizia scolastica, impiantistica sportiva e strade. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi e ai telespettatori. Qui da Taranto con noi l'assessore provinciale alle politiche sociali Franco Gentile per Sinistra, Ecologia e Libertà. Io avevo preannunciato stamattina l'assessore provinciale di Rifondazione Comunista. Sono rimasta un po' indietro, ci sono state delle evoluzioni nel frattempo. Diciamo che risale il tutto al ballottaggio delle amministrative in cui io non... Da segretario provinciale in carica non accettai l'idea che di fronte ad una minaccia di una destra che ritenevo e ritengo, almeno a livello tarantino, un pericolo per la democrazia, per la presenza di quell'assoluta tipicità che si chiama Giancarlo Cito, decisi invece che era necessario stare dentro, confrontarsi e accettai anche successivamente di entrare in giunta accogliendo l'invito del presidente Florido, per cui si è trattato di una rottura politica sulla prospettiva di idea di sinistra. Oggi sono con Sinistra Ecologia e Libertà come candidato, pur non essendo organico del partito, ho accettato l'invito che mi è pervenuto direttamente dal presidente Nichi Vendola di candidarmi in questa elezione regionale. Ho accettato volentieri perché ritengo che sia una sfida importante soprattutto per il nostro territorio e questo mi consentirà di aiutare direttamente, non solo indirettamente, l'elezione del presidente Vendola che ecco, credo anche l'onorevole Vendola, no, ha lasciato Rifondazione Comunista per fondare questo nuovo partito. Ma rispetto a Rifondazione Comunista, giusto per capire la collocazione all'interno di una geografia politica, rispetto a Rifondazione, Sinistra Ecologia e Libertà si pone in termini più centrali e centristi o è comunque spostata e sbilanciata a sinistra? Ma no, io ritengo che ormai questo tipo di ragionamento lo dobbiamo archiviare, noi dobbiamo iniziare a parlare di problemi concreti. È stato il più grande limite della sinistra italiana, quella di dividersi in queste forme geometriche di centro, centro più a sinistra, più a centro. Noi dobbiamo ritornare a parlare ai nostri ceti, ai ceti popolari, avere una visione politica d'insieme, costruire una sinistra che sia accattivante per quel vasto mondo che non si sente oggi rappresentato in Parlamento. Per fare questo è necessario che tutti coloro che in questi anni, in diverse sfaccettature, hanno militato in quel vasto mondo che è questo calderone, che è la sinistra, si ritrova in un soggetto unico e diano la possibilità alle donne e agli uomini di questo paese di potersi riconoscere. Quindi voglio dire, eviterei di andare col compasso ed entrerei effettivamente nelle problematiche. Io spero e mi auguro che Sinistra Ecologia e Libertà sia il germoglio di un fiore, di un grande soggetto di sinistra plurale, larga, che ci consente veramente di incidere nelle dinamiche politiche di questo paese. Perché, lo sottolineo, ne abbiamo grande bisogno. E allora le liste che sostengono la candidatura dell'onorevole Vendola, quante sono, quali sono? Facciamo chiarezza, una domanda che ho rivolto l'altro giorno in occasione di un altro dibattito all'esponente del polo che sostiene Nichi Vendola, mi diceva che era una cosa, una domanda scontata, però poi nel corso del dibattito lui stesso poi dichiarò che c'era una novità nell'aria, pare che anche la lista Bonino avrebbe sostenuto. Sì, la lista lo Bonino. Conferma, c'è stata ufficializzazione. Stanno raccogliendo le firme, quindi, perché non sono presenti in Consiglio regionale, per cui hanno necessità di accogliere le firme. C'è un vasto, c'è il centro-sinistra classico, c'è il Partito Democratico, c'è la Federazione di Sinistra con Rifondazione Comunista Italiana, credo che abbiamo fatto anche un accordo tecnico con i Verdi, perché sapete bene che la nuova legge regionale c'è lo sbarramento al 4%, certo. Per cui questo indubbiamente porterà anche ad una razionalizzazione del quadro politico, si presume, è presumibile che siano meno liste presenti perché si cercherà di fare sinergie fra le liste più piccole, ci saremo noi di Sinistra Ecologia e Libertà.
Nichi Vendola farà una lista, credo che si chiamerà Moderati per Vendola, che vuol dire tutto quel mondo moderato che vede in Nichi la possibilità di continuare un percorso virtuoso, come noi riteniamo, di potersi confrontare con questa elezione, una lista Bonino, quindi un centro-sinistra classico, che parte da un vantaggio importante, spero che nel corso del dibattito potremmo sviscerarlo, che è quello di risultati importanti ottenuti in questi 5 anni di governo. Chiaramente... Vabbè, poi andiamo a vedere, ecco, l'attività amministrativa che è stata svolta in questo quinquennio che sta per scadere. Intanto andiamo a Lecce dall'assessore provinciale. Ma veniamo ai fatti regionali. Appunto, abbiamo visto che la sanità è l'argomento che sicuramente più volentieri i nostri ospiti che si confrontano quotidianamente in diretta affrontano, perché è un argomento sicuramente molto delicato, sicuramente strategico per una pubblica amministrazione, ma è un argomento che puntualmente si propone come cavallo di battaglia in ogni competizione elettorale che riguarda le regionali. Lo è stato nel 2005, lo è ancora oggi. Allora, Gentile, c'è una responsabilità però da parte dell'amministrazione uscente se continua ad essere la sanità il tema dei temi? Ma no, la sanità è il tema dei temi perché, voglio dire, interessa alla gente. Poi, al di là, infatti, noi abbiamo fatto una premessa, abbiamo parlato di alchimie, di geometrie politiche che chiaramente hanno un loro valore, io non disdegno questo tipo di ragionamento, ma poi alla fine quello che interessa al cittadino e all'elettore è soprattutto quello come si governa, come si amministra un ente, e in questo caso parliamo di regione. La sanità è un elemento determinante perché riguarda la vita delle persone, quindi è evidente che interessa maggiormente. Su questo tema io penso che noi abbiamo ogni attività amministrativa, politica, presente anche nella vita quotidiana, nella vita professionale, presenta le luci e delle ombre. Noi non abbiamo avuto difficoltà a riconoscere che su questo tema, malgrado io penso che si sono fatti passi in avanti importanti, non abbiamo avuto quella reattività che come dire, nel 2005 avevamo creato. Io penso che però negli ultimi tempi già si vedono i primi provvedimenti importanti, voglio elencarne qualcuno: l'internalizzazione dei servizi, la stabilizzazione del lavoro precario. Oggi a Taranto alle 11.45 voi farete... Qualcuno dice che non tutte le 8.000 unità saranno interessate dalla internalizzazione. Tecnicamente poi saranno le varie ASL a gestire, però esiste una legge, esiste un indirizzo politico importante, fondamentale, che dà... Nell'immediato non saranno... No, ma io penso che saranno internalizzati, perché voglio dire, alla fine esiste una legge, esiste soprattutto la consapevolezza politica che così facendo si ottimizza il servizio e si risparmia, per cui alla fine, come dire, tecnicamente poi saranno le varie ASL, il vari direttore generale a metterle in pratica, perché vengono pagati anche per questo, voglio dire, fra le altre cose. Io penso ad esempio su Taranto, oggi alle 11.45 Studio 100 farà la diretta, presenteremo il progetto dell'ospedale San Raffaele del Mediterraneo, voglio dire, si stanno gettando le basi per consentire un miglioramento del servizio, ma soprattutto la Regione Puglia, in questo penso che vada sottolineato un aspetto, dopo la prima triennalità dei piani di zona sta cercando di come dire, fare una rivoluzione copernicana in questo tema. Perché noi dobbiamo cercare culturalmente, ma questo riguarderà noi, ma riguarderà anche i colleghi del centrodestra, laddove io spero di no, ma dovessero vincere le elezioni, si tratta quella della deospitalizzazione. Noi dobbiamo cercare di trasferire quelle ingenti somme di denaro che oggi vengono spese per l'ospitalizzazione, per i servizi alla persona. Questo è un percorso culturale che è stato già iniziato, la prima triennalità dei piani di zona che questa regione ha avviato, che chiaramente hanno avuto il limite di essere sperimentali, per cui come tutte le situazioni sperimentali non hanno avuto quella possibilità di essere messe bene a fuoco. Noi speriamo che con la seconda triennalità, pensi che solo in provincia di Taranto verranno investiti qualcosa come 50 milioni di euro nei prossimi 3 anni, noi speriamo che veramente si cambi il tiro, nel senso che meno ospedalizzazione, più servizio alla persona. Chiaramente con l'avvento di Tommaso Fiore, va detto, e questo con la massima trasparenza, tralasciando gli aspetti giudiziari, che chiaramente facciamo in modo che la magistratura faccia il suo corso, voglio dire, anche perché
Io sento molto dire questa da parte del centrodestra, ma ripeto, il pulpito non è di quello dei migliori, nel senso che noi sappiamo bene, soprattutto l'ASL di Taranto ha vissuto una stagione nefasta sotto il centrodestra, vero è che quasi tutti i direttori generali hanno conosciuto le patrie galere, ma questo è un altro ragionamento. Noi dobbiamo ragionare sui servizi, sulla necessità che anche di fronte agli errori che evidentemente sono stati fatti, soprattutto per quanto riguarda la tempistica più che nel merito, noi i prossimi 5 anni, come dire, consapevoli di questo errore, si possa migliorare. Siamo convinti che i prossimi 5 anni saranno determinanti per avere quella svolta in quel settore che questa regione merita. Andiamo a sentire invece qual è la posizione.